l'Inter, sempre più vicina allo scudetto, prepara già il mercato per la prossima stagione, nel mirino una stella della Serie A. Uno scudetto solamente da vincere dopo averlo ampiamente ipotecato ed un finale di stagione che vedrà i nerazzurri protagonisti solo in Serie A, con la seconda stella e non in Europa, dopo la cocente eliminazione agli ottavi di Champions League per mano dell'Atletico Madrid. Sarà poi tempo di vacanze estive ma anche e soprattutto di calciomercato. La squadra che ha dominato in lungo ed in largo questa Serie A, va decisamente potenziata perché nelle idee della proprietà nerazzurra c'è anche il competere ad alti livelli in Europa. Ed in tal senso la prossima stagione è quella della nuova Super Champions, un formato completamente rivisto, ma anche quella del Mondiale per club. Insomma, una stagione potenzialmente lunghissima, da circa 70-75 gare che prevede una rosa ampia e forte in ogni ruolo. E così, dopo gli arrivi di Zielinski e Taremi a rinforzare centrocampo ed attacco, Marotta ed Ausilio lavorano anche su altri profili. Inter, l'obiettivo per rinforzare l'attacco. Punto su tutti Albert Gudmundsson. L'islandese è una delle grandi rivelazioni di questo campionato, con il Genoa, al primo anno di Serie A, ha già raggiunto la doppia cifra, tanto da attirare le attenzioni di alcuni dei top club europei, Tottenham su tutti. Marotta ha posato gli occhi da tempo sul ragazzo ed è pronto ad affondare il colpo sfruttando anche la volontà del 26enne. In casa Inter le sue qualità hanno convinto tutti e la società ha anche incassato il gradimento del calciatore, desideroso di restare in Italia. Ecco perché l'Inter proverà l'affondo, sfruttando anche il vantaggio accumulato sulla Juve per batterla, ed il club di Viale della Liberazione non si è spaventato nemmeno alla valutazione del calciatore data dal Genoa, ben 30 milioni di euro. Punto si tratta di un investimento a breve e lungo termine, con Gudmundsson in grado, insieme a Taremi, di non far rimpiangere la coppia Thuram-Lautaro Martinez quando questi avranno bisogno di tirare il fiato. Con il Genoa sarà necessario trovare la formula giusta per l'operazione, una delle strade percorribili è quella relativa ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto nell'estate 2025. L'Inter potrebbe anche inserire nella trattativa il 20enne argentino Valentin Carboni, oggi al Monza. I nerazzurri puntano molto sul ragazzo ma potrebbe essere girato per una stagione al Genoa senza perdere il controllo sul ragazzo. I nerazzurri hanno chiaro il piano, servono 5 calciatori offensivi per la prossima stagione, ecco perché andrà anche sfoltito l'organico in avanti. Da Corea, che ritornerà dal prestito al Marsiglia, a Sanchez, Marotta ed Ausilio dovranno lavorare anche in uscita,